Ragazzi, compino, il dottore delle ruote, dottor Wills, rigenera ruote, un caso molto interessante che riguarda tutti noi, perché chi di noi con una bella macchina non va a lavarla? Tutte le domeniche. Nell'autolavaggio. Per scappare dalla moglie. Sempre. Sempre. Siamo 4-5 ore di felicità, lavare la propria bella. Io ho detto 4-5 ore, poi quando torni a casa musi. Certo, ma 2 ore bastano, altre 2 ore per parlare con tutti gli altri del lavaggio. Ovvio, e guardare la macchina degli altri, però... C'è un inconveniente che purtroppo spesso accade. Si verifica, perlomeno noi possiamo dire, esiste una statistica. Da me, qui e nella mia esperienza, arrivano tante auto che dicono l'ho portato al lavaggio e sono rovinato il cerchione, perché la bandella del lavaggio che tiene la macchina in guida è un po' troppo alta, oppure è fatta poco a V. Quindi non appena arrivi con una vettura oggi sportiva, e per sportiva intendiamo barra 40, barra 35, barra 30 di pneumatico, sei più vicino con il cerchio a questa parete che ti tiene in guida, e quindi succede quello che andiamo a vedere. Succede. Andiamo maestro, andiamo. Pino, io stavo andando via, in realtà poi prima di andare via dice vieni qua un attimo. Ti ho voluto fermare perché in diretta qui abbiamo, ecco, il cliente è entrato mentre tu andavi via, e tant'è vero che stiamo facendo proprio un'improvvisata a tutti. E dimmi cos'è che ti è successo. Lavando la macchina si è tutto rovinato il cerchio, forse perché ha strofinato vicino alla guida dell'autolavaggio o con gli sgrassatori che usano loro. Vedo dei graffi qua, probabilmente sì, qualcuno ha fatto qualcosa, sì, bravo, è opaco, probabilmente l'acido ha aggredito più del solito, non ti devi preoccupare, te lo faremo ritornare perfettamente come lucido, perfettamente come un cerchione nuovo, e poi casomai la colpa oggi non dobbiamo darla tutta quanta all'autolavaggio soltanto, perché oggi hanno fatto le vetture con delle sezioni bassissime, ma è rimasta alta 10 cm la guida del lavaggio, quindi questo per statistica a me lo dicono in tantissimi, e poi ho detto ma perché si rovinano? Sono incapaci? No, ho visto che le sezioni basse, barra 40, barra 35, alcune anche barra 30 su BMW M3 eccetera, purtroppo sono il cerchione rientra che viene strusciato in automatico dalla bandella di protezione della guida del lavaggio, quindi in questo caso probabilmente è un po' troppo alta, ma non è bastata avere il pneumatico con labbro di contenimento per eventuali appoggi, te l'ha rovinato lo stesso. Però ti garantisco che se la tua insoddisfazione oggi è vedere una macchina così, noi te la faremo sicuramente perfetta come una ruota nuova, quindi non ti preoccupare, il risultato ci sarà. Tempi di lavorazione dai 3 ai 5 giorni, come tutti, quindi o ti daremo una ruota muletto oppure mi lascerai l'auto per far eseguire questo lavoro. Quando vuoi. Franco, hai visto? Sì, però voglio capire. Bene. Per cui chi ha vetture con questo tipo di pneumatico e questo tipo di cerchio, meglio che non vada nell'auto. Diciamo che cioè, tutti... bene per te se ci va. Bravo, bene giusto? Per me, sì, bene per me, però mi dispiace per gli automobilisti amici, e qualcuno che ti seguirà e lo dirà anche, mi è successo anche a me, caspiteria, mi è successo anche a me, pensavo che io avevo sbagliato, no, una volta che la macchina è del lavaggio ha agganciato la ruota, tu non sai più a comandarla, ma lei che segue un binario, se il binario è forse di vecchia generazione o non lo so, troppo alto, può capitare che sei troppo aderente al lato sinistro del binario e ti va a strusciare il cerchione. Ok, grazie Pino. Prego, come sempre.